Eccoci in diretta con il boss della cucina. Accorrete. Buonasera, buonasera. Il grande Giuseppe. Venite tutti allo stand di Radiofonica, c'è il boss delle cucine. Eccole signore, ci siamo. Brutta persona. Ci siamo seduti perché a noi piace stare seduti. Siamo persone comode. Adesso cerco di mettere la gamba così. Allora maestro, maestro della cucina, cosa ci racconti? Allora, cosa racconto? Prima di tutto, nasce la tua professione? Come nasce la mia professione? Prima di tutto vorrei un attimo fare una piccola parentesi. Vai. Che appartengo al progetto Paul Bidens, abbiamo lavorato da 4 mesi. Idoli. Da 4 mesi a questo evento e ci siamo trovati davanti a uno scenario apocalittico. No, io sono nativo di Napoli. Okay. Abito da 17 anni a Perugia e abitavo vicino Mondragone, vari posti, Casali Principe, zone allegre, la cosiddetta terra dei fuochi. Ok. E sinceramente come scenario non era tanto lontano da quella che era la terra dei fuochi, cioè uno schifo primordiale, una roba delirante. Abbiamo levato quantitativi di immondizia accatastata negli anni. E dopo tanto lavoro non riesco a capire come mai un Oscar Farinetti, nonché patron di Italy, e ripeto qui oggi che Umbria grida terra non è Italy, è una cosa fondamentale. No, per noi Umbria grida terra è un nuovo modello di sviluppo, un nuovo modello economico e sinceramente c'è un esempio qui di Perugia che è la Perugina, che era una grandissima eccellenza. Vero. Locale, è stata rovinata da una multinazionale e 2 settimane fa hanno messo 900 persone in cassa integrazione. Ecco, allora a questo punto mi chiedo, cosa è Italy? È un bene o un male? Per me è un male, è un privato che si vorrebbe appropriare di un luogo pubblico per poi portare via le ricchezze del territorio e mettersele in banca. Le ricchezze sono del territorio e rimangono sul territorio. E quello è il vero modello di sviluppo, quello della collaborazione fra le persone, di creare una nuova stratificazione sociale e portare avanti un nuovo modello di sviluppo economico differente, che non sia neoliberista. Questa è Umbria grida terra. Umbria grida terra, lo ripeto, non è Italy. Per me questa è una piccola parentesi. Ecco che però qui il tripudio di applausi per Giuseppe. È pubblico finto. Invitiamo anche della gente se vuole parlare della tematica. Allora, come nasce la mia esperienza lavorativa? No, parliamo di cose manierecce, vai. Si parla di cibo, venite. Diciamo che nella mia vita ho fatto una scelta dirompente. Io sono una persona molto stravagante per certi punti di vista, cioè, riesco a creare programmi, costruirli e distruggerli in pochissimo tempo, perché non mi piacciono. Allora io ho studiato, ho fatto ragioneria, okay, diplomato, okay, e a 19 anni dopo che sono uscito all'esame di Stato ho detto non tornerò mai più a scuola. L'anno dopo sono tornato al terzo in classe con i ragazzi nei 16 anni, perché ho detto io nella mia vita non vorrò rimpiangere il fatto di dovermi svegliare a 40 anni per poi tagliarmi le vene per fare un lavoro che non mi piace. Grande. Perciò ho seguito una passione. Grande Giuseppe! Idolo. Applauso, finto, vai! Vai con l'applauso, la clac! Vai con la clac! Perciò ecco, ho preso io in gestione con gli altri, logicamente, senza gli altri non sarei nessuno, e stiamo portando avanti questa cucina di Umbria grida terra. Compriamo tutti i prodotti dal mercato, li trasformiamo e cerchiamo di far passare un concetto ben preciso, diciamo. La qualità non è un lusso, la qualità non è un lusso. Applauso della clac. Questo è il primo concetto, perciò facciamo pasta fresca, se vai in tagliatelle, mattagliati. Ci abbiamo fame noi. Poi gli operatori presenti nel mercato hanno prodotti di prima qualità, di primissima qualità. Dici la tua ricetta preferita, il tuo prodotto preferito. La donna. Un auguri alla donna.
grandissimo. Oggi festa della donna, grande Ruffiano motore, Giuseppe, il grande motore del mondo, la donna. Grande, ok, quale no, parte? Comunque mi diverto il primo taglio, il secondo la lonza, il culatello. No, comunque ho cercato sempre di prendere il pezzo di crescere sotto i vari punti di vista della cucina, perciò la gestione dagli antipasti fino ai dolci. Ma dove ti troviamo fuori da qui? Tra 10 giorni dovrei partire. E dove adesso vai? Vediamo, se arrivo a Italy non parto più. Okay. Perché mi incateno qua dentro, se no vado a Saint-Tropez in Francia. Bene, applauso della crack. Perché sono due ipotesi fighe, ambedue. No, comunque. Dici un po' il menù che troviamo oggi e domani. Partiamo da ieri. Perché partiamo il menù, dalla storia di Giuseppe. Il menù cambia tutti i giorni. Okay. E ieri ad esempio c'erano dei maltagliati con asparagi, prosciutto crudo e zesto di limone. Altissimo. Sono andati alla grande proprio. Poi la tagliata di capocollo di maiale. Maiale ci piace. Su misticanza di campo della Tonina, la Tonina che sta all'ingresso. Idola. Con scaglie di pecorino e la salsa di vino Umbria Gridaterra. Cioè, non avevo il vino rosso, ho rubato un bicchiere di vino Clark da ogni stand. Dopodiché ho fatto la salsa. Poi oggi ad esempio domani torniamo poi al presente. Domani c'è un raviolo di ricotta di pecora. E io non posso mancare a questo punto. Raviolo di pieno di ricotta di pecora saltato con barbozzo e porro. Altissimo. Perciò, livello. Questa, oh no. Dici un po' quante calorie al centimetro quadro sono? Ma signore, è la leggerezza dell'essere. Idolo! Applaudisco, benissimo. L'italiano è andato via. Sì, l'italiano ormai è partito. Ma che ce ne frega studiare? Anzi, mi sembra che non ho mai parlato così bene l'italiano come oggi. Perché io ti metto a tuo agio, Giuseppe. Sì, infatti. Hai visto? Perché ci siamo messi in posizione. La stazza. Ok, e cos'altro possiamo chiedere? I vini, hai degli abbinamenti di vini o ti occupi solo della cucina? Amo il vino. Quale? Parliamo di vini. D'estate preferisco il bianco, d'inverno preferisco il rosso, di qualità, se no... E le quantità invece? Quantità di vino? Se è buono ne puoi bevere all'infinito, tanto il giorno dopo non ti fa male la testa. Grandissimo Giuseppe. Io sto aspettando domenica sera, io in cucina... Non bevo, non faccio nulla di strano, ma domenica domani sera distruggi, appena sera finisce tutto chiudiamo membriaco, la sala cinesca. Sì, Rotary per gente esclusiva. Grandissimo. Prendo la parola perché volevo sapere com'è stata l'affluenza però di questo, perché abbiamo detto tutto, però la gente c'è, quindi volevo un riscontro della cucina. Riscontro alla cucina, cioè ieri ho finito tutto, avevo preparato buon segno per 350 persone, sono partite tutte. Idolo. La cosa buona è stata ieri l'affluenza e il saper stupire le persone, perché non se lo aspettavo. È un lancio per stasera e per domani. Io mi aspetto domani e sarebbe bello trovare. Noi abbiamo lavorato tanto su una fascia di 25-35. Questa è la fascia d'età delle persone che abbiamo intercettato. Di quelli che mangiano. La vittoria reale sarebbe domani riuscire a intercettare le famiglie. Perché dalla famiglia, perché io mi rendo conto che ogni ragazzo che sta a casa a pranzo il giorno sente i propri genitori lamentarsi di una vita pesante. E se il genitore comprende lo sforzo che abbiamo fatto e che queste cose si possono fare con la collaborazione di tutti, con lo sforzo, la tenacia e il tirar dritto avanti per la propria strada, allora a quel punto si muoveranno anche i figli. Giuseppe idolo. Allora invitiamo tutti gli over 30, che sono la maggior parte di questo pianeta, venire a mangiare da Giuseppe, anche tu che stai passando adesso con quella specie di Colmar, però non ci stai cagando, va bene. Allora il signore qui calvo un pochino, no, leggermente no. No, ce n'ha più possiamo di te, dirlo, non ce si n'ha più di te. C'aveva più capelli di te. Ma io riconosco il fatto, anche questa telecamera fa notare la parte peggiore di me, cioè tutta praticamente. Comunque, se volete, c'è un uomo che ride, ci conosce. Grandissimo, grande Giovanni. Giovanni, vieni qua. Direi
uno dei punti d'orgoglio del progetto Polvide. Giovanni, che ha mangiato oggi, ieri, oggi e domani? Cosa mangi? Oggi lo spezzatino, stupendo, sublime. Signora, sente, lei ha provato la cucina? Nessuno ci crede. Comunque, se volete, per mio essere stravagante, potrei anche abbandonare il lavoro e venire con Radiofonica. Grandissimo! Grandissimo idolo. Abbiamo qui un altro dello staff, fermati. Cosa hai mangiato? Cosa hai provato oggi? Ieri, cosa hai mangiato? Lo spezzatino ha spaccato. Attenzione, interviene. Una cosa vorrei ricordare. Vai. Che tra pochi minuti inizierà una conferenza stampa su comunque un'assemblea su come aprire un'azienda, okay. di come poter collaborare con gli altri, e in più abbiamo abbiamo l'associazione, la cooperativa Cora. Come si costruisce un'azienda agricola? Agricoltura, abbiamo, sì. Come partecipa Giovanni Cenci, il viticoltore. Cooperativa Agricoltura Coraggio, che sono appena arrivati. Eccoli, e fare un applauso a loro. Sono ragazzi, chi faceva l'avvocato, chi architetto, chi qualcos'altro, e si sono trovati in terre occupate nel 76 qui, e hanno creato qui la nuova azienda. Diamogli, signori, io vi lascio con i suoi cannelloni in forno. Idolo, grande. Grazie, lascio il lavoro e vengo con voi. Grande maestro, ti aspettiamo a Radiofonica. Benvenuto. E ricordo ancora, Umbria Grida Terra non è Italy. Umbria Grida Terra non è Italy. Apriamo il dibattito.